Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giafasana Croazia, di holiday.com. Sicuramente in vacanza. Bentrovati al meteo. Una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà una fase instabile e più fresca. Questi ultimi giorni di agosto saranno segnati da una lieve variabilità. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 28 agosto evidenzia ampi spazi di sereno alternati ad annuvolamenti. Al pomeriggio aumenterà la probabilità di piovaschi e rovesci o locali temporali in montagna. Precipitazioni in pianura invece assenti, anche se non sarà da escludere anche qui qualche locale fenomeno. Temperature in calo, minime tra 11 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra i 20 e i 25 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, qualche acquazzone nelle ore pomeridiane sui rilievi, altrove invece sarà più asciutto e soleggiato. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, massime sui 24-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà buono al mattino, a seguire sarà possibile qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 12 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Villaggio San Francesco a Caorle, di Villa Giafasana Croazia, di holiday.com. Sicuramente in vacanza.